sinergia tra i centri per l'impiego, sviluppo lavoritario e altre stakeholder, tra i consulenti del lavoro, l'industria, ha cercato di orientare i ragazzi verso il futuro, cercando di dare delle opportunità concrete di rapporto con le aziende. Dall'altra parte infatti ci sono alcuni ragazzi che stanno facendo dei veri e propri colloqui di lavoro. Io mi presento, sono Giuseppe Barbarano, faccio parte di Sviluppo Lavoro Italia. A me è piacere oggi di moderare questo tavolo con tutti i personaggi insomma, che qui abbiamo, che passo anche a presentarvi, partendo dall'assessore della presa, dal presidente dell'ordine dei consulenti del lavoro, la dottoressa Russo, dalla dottoressa Piaschetti, dirigente della scuola, l'avvocato Tassoni, da Angela Scurini, dirigente anche del settore del lavoro della Regione Calabria, dalla responsabile del CPI, che poi CPI abbiamo detto ha rappresentato un po' il verbo di tutta questa attività. Presento anche inoltre alcuni rappresentanti della categoria degli imprenditori, quindi abbiamo il dottor Maggetta, abbiamo poi il dottor Roberto Piscionelli e il signor Allora, direi di entrare un po' nel vivo della giornata e incominciamo dando la parola a quella che poi è la famiglia di casa, che ringraziamo per averci anche ospitato, e alla dirigente, la dottoressa Freschieri, visto che è la prima volta che partecipa a questo progetto, d'altra parte è la prima volta che si fa sul territorio della Logre, volevo chiedere un po' quali sono state le impressioni da parte della scuola. Prego. Buongiorno, grazie a tutti voi, grazie a tutti coloro che sono qui presenti al tavolo. Quali sono state le impressioni? Io credo che questo debba essere assolutamente un percorso da iniziare per la scuola del futuro. Un percorso che coniuga istruzione e competenze nel mondo del lavoro, perché è necessario far scoprire a coloro che saranno i protagonisti del domani, a coloro che oggi stanno studiando per diventare dei cittadini consapevoli, è fondamentale far scoprire loro quali sono i talenti, quali sono le propensioni che loro hanno e del resto mettere in pratica quello che oggi è fondamentale all'interno del percorso di istruzione, che è l'orientamento. Quindi ben vengano giornate come Job Day, la giornata del lavoro che a mio avviso deve avere un circolo virtuoso, nel senso che noi oggi ci ritroviamo qui al 4 di giugno per tirare un po' le somme di quello che è stato il percorso dall'inizio dell'anno, ma io in questo momento, anche in presenza dell'assessore, che ringrazio particolarmente per la sua presenza e per aver avuto questa giornata, inviterei tutti quanti a fare una riflessione, cioè questo percorso deve essere un percorso circolare dove all'inizio dell'anno scolastico e non solo nel coinvolgimento dell'ultimo biennio, ma a partire dal primo anno di scuola, dobbiamo significare una crescita in comune, una crescita continua e costante, un seguirsi vigentevolmente su quello che sono e che saranno le attitudini di chiunque, di ognuno, per poter dare a tutti la possibilità di esprimere il proprio percorso. E l'espressione del proprio percorso avviene solo se si conosce. Conoscendo si è in grado di poter scegliere, si è in grado di poter indirizzarsi e si è in grado soprattutto di costruire
quella professionalità di cui il territorio ha veramente tanto bisogno e soprattutto a tante potenzialità che debbono essere sfruttate per far sì che i nostri giovani non vadano via da questa terra, ma scoprano le vie per rivalutarla nel miglior dei modi possibili. Grazie professoressa, chiedo scusa al dottor Fuda in rappresentanza del comune che ci ospita, in rappresentanza del sindaco che vuol porre i saluti istituzionali, vi chiedo scusa per averlo un po' scavalcato nella presentazione. Prego. Buongiorno a tutti, per porgere i saluti istituzionali al corpo del sindaco, dottoressa Maria Teresa Paglieni, impossibilitata a partecipare per motivi familiari, è con grande piacere che tu hai il benvenuto dopo la padrona di casa, dottoressa Cieschè, a nome della città di Siderno, ai rappresentanti istituzionali e delle parti sociali presenti oggi. Siamo ospiti di un istituto come il Marconi, la cui storia è intimamente legata a quella dell'espansione economica e commerciale della città di Siderno. Una scuola che nel corso dei decenni ha saputo crescere e rinnovarsi, rappresentando un modello nell'offerta formativa per l'intero territorio metropolitano, raccogliendo immediatamente la sfida dell'implementazione dei servizi con le nuove opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e manifestando una crescente attrattività per gli studenti di un vasto concluso. Era naturale che fosse questa la sede della manifestazione odierna, che con spirito pragmatico e propositivo vuole preparare i giovani all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, informandoli per tempo delle tante opportunità per chi vorrà conquistare quell'indipendenza economica che è precondizione per costruire un futuro fatto di solide basi personali e familiari. Sono anni che ci dicono che il mondo del lavoro è cambiato, che il posto fisso non esiste più e che il dinamismo e la duttilità sono elementi imprescindibili di chi vorrà realizzarsi professionalmente. Ovviamente questo non significa rassegnarsi alla tendenza alla precarizzazione del rapporto di lavoro, semmai prepararsi per bene ad affrontare ogni sfida lavorativa tale da far emergere le qualità di ognuno e dare concreta realizzazione a quel concetto di risorsa umana che rende il lavoro libero, dignitoso per il lavoratore e indispensabile per la parte datoriale. In un quadro normativo e contrattuale di difesa e implementazione dei diritti. Noi ci crediamo e manifestazioni come quella di oggi vanno in questa direzione. E allora è il caso di dirlo, auguro buon lavoro a tutti voi. Grazie dottor Fuda. Ci diamo la parola alla responsabile del centro per l'impiego, la dottoressa Antonietta Rugni, alla quale vorrei chiedere un po' quali potrebbero essere, innanzitutto vabbè, come ha vissuto l'esperienza di questo progetto, ma soprattutto capire un po' quali potrebbero essere le prospettive future. Prego. Che direi che in partenariale
che ha visto coinvolti l'Istituto di Istruzione Superiore Guglielmo Marconi, il Centro per l'Impiego di Locri, le associazioni di categoria Confindustria, Confcommercio, il CP di Locri e Sviluppo Lavoro Italia. Una iniziativa nata con un intento ben preciso, quello di supportare e sostenere le classi, quindi i ragazzi, i giovani che frequentano le classi quinte e che attraverso nel passaggio dalla scuola dal mondo dell'istruzione al mondo del lavoro dei momenti molto critici. E l'impianto progettuale è molto complesso, ha coinvolto 100 alunni dell'Istituto Marconi, si è articolato in più fasi, partendo dall'orientamento laboratoriale, multiaboriale, laboratori tenuti dagli operatori del CP, dai consulenti, tra operatori del sviluppo lavoro Italia, di Confindustria, si è poi passata alla mappatura dei profili tipici di questa scuola, alla raccolta delle candidature di alcuni alunni a delle proposte sia formative che occupazionali da parte di imprese che entrano come operano nel territorio. Diciamo che gli alunni delle quinte classi dell'istituto, non solo dell'Istituto Marconi, ma di tutte le scuole, rappresentano una platea molto particolare, nel senso che sono ragazzi che non hanno piena consapevolezza di tutto ciò che gravita intorno al mercato del lavoro. Per loro il mercato del lavoro è un universo da scoprire, un universo che presenta parecchie incognite. Sono persone che non hanno vissuto esperienze lavorative, che hanno competenze generiche, non tanto specifiche. Da qui è proprio l'esigenza da parte di tutti i soggetti che hanno una connessione con il mondo del lavoro, siano le scuole, le superiori, le università, le aziende per il lavoro, le associazioni di categoria, i centri per l'impiego, le imprese, tutti devono assolutamente sentire non la necessità ma l'obbligo di supportare questi ragazzi, di prestare sempre maggiore cura, maggiore attenzione verso le loro esigenze e soprattutto supportarli nella ricerca di opportunità lavorativa. In questa logica interventistica assolutamente necessaria si inserisce benissimo il progetto Insieme per il Futuro nella sua interezza e in particolare il Job Day for School, che come dicevo prima è l'evento conclusivo, quello in cui si dà la possibilità alla maggior parte dei ragazzi, degli alunni della scuola di avere i primi incontri con le imprese. È un momento molto importante perché diciamo che questi colloqui sono, e i colloqui sono circa, saranno circa 75, vi parteciperanno parecchi ragazzi, colloqui che verranno sostenuti con i recruiters di 25 aziende che hanno avanzato ben 40 proposte sia formative che occupazionali. E questo è un momento molto importante. Innanzitutto è importante, mi piace precisarlo e sottolinearlo, la presenza delle imprese, perché i lavoratori
proprio nella fase di uscita dalla scuola dei ragazzi, per un momento di incertezza, di dubbi, e soprattutto sono esperienze che speriamo riusciranno ad arginare il fenomeno dell'immigrazione al centro nord o addirittura all'estero, perché è vero che ci starebbe uno spostamento, un trasferimento dettato dalla voglia del giovane di migliorarsi, di acquisire nuove competenze, competenze particolari, specifiche, quindi migliorare la propria, le proprie capacità professionali. Ma deve essere una scelta libera, una scelta fatta in maniera volontaria, non quelle scelte determinate dalla possibilità di accedere a posti del lavoro nel nostro territorio, assolutamente. Diciamo pure, io volevo sottolineare e puntualizzare una cosa, che nel percorso delle attività espletate per portare, diciamo, a compimento, realizzare questa iniziativa, inizialmente ho avuto qualche momento di sconforto, nel senso che ho notato poco interesse da parte dei ragazzi, poco coinvolgimento, scarso interesse pure da parte delle imprese, più che altro aggiungendo, diciamo, a sostegno di questa loro mancata adesione a questa iniziativa, che i costi del lavoro sono molto alti, che creavano tantissimo, insomma, le tasse, carattere previdenziale che è a carattere contributivo. Però gradualmente l'interesse è aumentato e quindi sia da parte dei ragazzi, forse molto probabilmente grazie all'operato veramente notevole degli operatori che orientavano gli adulti e i lavoratori, sono riusciti via via a coinvolgersi sempre di più, e è aumentato pure l'interesse delle imprese. Abbiamo avuto parecchi scambi
Un'altra cosa da dire, io voglio ringraziare ora tutti quelli che hanno partecipato, che hanno voce sul dialogo, che hanno partecipato all'iniziativa, contribuendo al raggiungimento di questi buoni risultati. Voglio ringraziare la dirigente, la dottoressa Giasnè, i professori, gli studenti della scuola, gli operatori sia del centro per l'impiego che del gruppo lavoro Italia, molto competenti, preziosissimi, sempre presenti, partecipativi. Voglio ringraziare il presidente Dassone perché mi ha dato tanto fiducia, mi ha dato tanti suggerimenti, ma mi ha dato anche tanto fiducia. E un ringraziamento particolare e finale alla sezione del lavoro, il dottore Giovanni che ha sempre e fortemente voluto e sostenuto questo progetto, ma non solo questo progetto, un progetto che da inserire in un insieme vasto di misure cui fate a corso, cui bisogna fare riferimento e valutare in maniera dettagliata, poste in essere dall'assessore con un solo unico fine, che è quello di favorire l'incrocio domanda offerta di lavoro. Grazie. Allora, la dottoressa Lupi che sottolineava quelli che sono poi i risultati di questo progetto, che voglio ricordare è stato praticamente svolto in 11 centri per l'impiego della Regione Calabria con il coinvolgimento di tantissimi istituti di istruzione secondaria superiore. La dottoressa parlava del coinvolgimento dell'impresa. Qui abbiamo tra i nostri partner l'ingegnere Febbert, che è in rappresentanza di Confindustria. A lui cedo la parola chiedendogli come fare per sopperire un po' a quella che la dottoressa Rulli citava come una criticità iniziale, che però poi nel corso del tempo praticamente si è rilevata soddisfacente, cioè il rapporto delle imprese con la scuola. Prego. Buongiorno a tutti, non so se è troppo forte, grazie per l'invito, intanto saluti tutti presenti, saluti tutti quanti voi e porto i saluti al presidente Vecchio che non è potuto essere presente oggi. Saluto soprattutto i ragazzi che sono la nostra ricchezza. Questo è il secondo anno che facciamo questa esperienza con Job Day, grazie all'iniziativa intrapresa dall'ingegnere Colosi, poi da tutto lo Stato delle strutture periferiche di Gioia Tauro e di Locri, del centro per l'impiego, e grazie anche ad Anna. Scusate, non so perché non va troppo. Prossimo passo di più. È stata un'esperienza, questo è il secondo anno, questo è il primo anno, è stata un'esperienza veramente interessante, che è stata motivante dal punto di vista dello scambio delle informazioni, soprattutto della conoscenza dei ragazzi. Però rimbomba, mi sembra, no? Ah, ok. E soprattutto per l'esperienza dei ragazzi che hanno potuto toccare con mano le realtà territoriali regine del nostro territorio. Che ci sono delle realtà abbastanza importanti, non soltanto dal punto di vista di visibilità, ma anche di fatturato e di dimensioni veramente importanti, né di Mauro, né di Mangiatorella, di Caci, c'è pure da considerare Rete, dipende dal tipo di struttura in cui si va incontro. Antumaria Regina che fattura più di 60 milioni di euro, quindi ci sono delle realtà, certo non sono molte, però ci sono delle realtà abbastanza grosse che hanno necessità di avere risorse umane e quindi capitale umano per poter far crescere nell'interesse dello sviluppo della propria azienda, quindi della crescita dell'azienda. Questo ci serve per
per migliorare, per essere competitivi realmente con il mercato globale. E questo lo possiamo fare soltanto con questa iniziativa che sposa e che crea una sinergia fra il mondo del lavoro e la scuola, ma soprattutto dialoga, il che vuol dire che si possono trovare dei punti di incontro anche dal punto di vista della formazione verso le esigenze delle aziende e del territorio. E l'intento è stato proprio questo. Noi infatti, come Confindustria, presenziamo delle ore presso le scuole per poter portare l'interesse dei ragazzi verso le aziende delle nostre realtà territoriali. Questo, io mi auguro veramente che questi possano essere gli ultimi incontri, cioè questa è un'utopia, perché se non ci sono gli incontri vuol dire che tutto funziona bene e quindi tutto funziona alla perfezione, però incontrarsi fa sempre bene, quindi mi auguro di poter fare ogni anno questi incontri e soprattutto durante l'anno poter continuare ad avere questo scambio di informazioni tra il mondo del lavoro e la scuola. Che è fondamentale per il futuro del nostro territorio, ma è importante soprattutto come ho detto in altre occasioni, perché soltanto con i ragazzi, con i giovani, noi possiamo rendere il nostro territorio attrattivo, il che vuol dire che possiamo essere attrattivi anche per i ragazzi milanesi, perché no? E quindi poter aumentare la presenza e quindi ripopolare il nostro territorio. Grazie a tutti e con gli auguri di un buon proseguimento. Grazie. Volevo aggiungere una cosa, che si lamentava talvolta anche all'interno della scuola, il fatto che sul territorio non ci siano così tante imprese disposte ad ospitare i ragazzi nell'esperienza di PGTO, di questi percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. E volevo ricordare che questo PGTO, diciamo, questo sistema prevede un organismo che è il Comitato Tecnico Scientifico, che richiede la presenza di soggetti esterni per confrontarsi sulla scuola rispetto a quello che poi è l'andamento un po' del mercato del lavoro. Quindi diciamo questo è un lavoro conclusivo, però io so che l'ordine dei consulenti fa parte di questo PGTO, di questa scuola, ma sarebbe bene che magari anche Confindustria aderisse per cercare anche di indirizzare un po' quello che è il percorso di studi che i ragazzi fanno, proprio per indirizzarlo verso una miglior riuscita occupazionale. Perché sennò spesso e volentieri si rischia che il ragazzo esca fuori e abbia delle competenze non proprio rispondenti a quella che richiede l'impresa. Quindi entrare e partecipare, infatti qui ci sono delle aziende che hanno ospitato dei ragazzi in PGTO, bisogna fare in modo che anche sul territorio ci sia questa risposta delle aziende, perché poi il ragionamento di andare a trovare delle figure che non si riesce a reperire, la scuola diciamo deve essere intesa come un bacino, un vivaio dal quale incominciare un po' a prendere quelle che saranno poi le future risorse. Cedo la parola alla Presidente dell'Ordine dei Consulenti della provincia di Reggio Calabria, la dottoressa Duzzo. Buongiorno a tutti, intanto grazie per consentirmi vado più vicino. Okay. Allora, davo appunto il mio benvenuto particolare ai ragazzi perché sono i veri protagonisti di oggi e che oggi diciamo, si confrontano con quello che è il mondo del lavoro. È un'opportunità per loro di misurarsi con quello che è un vero e proprio colloquio di lavoro e quindi anche affrontare quelle ansie e quelle preoccupazioni che comunque un colloquio di lavoro mette sempre, proprio perché sono i primi e quindi
dà loro la possibilità di sperimentare e di cercare di capire magari laddove sbagliano e fanno bene un colloquio di lavoro. In questa attività sicuramente è stato importante fare rete con tutti i partner del progetto, con Fiindustria, consulenti del lavoro, centro per l'impiego, servizi Italia per il lavoro. Sono stati partnership fondamentali. E noi, come diceva il dottor Kleppert, anche noi consulenti del lavoro siamo nel secondo anno di esperimento, di esperienza in questo progetto, perché già l'anno scorso, grazie all'ingegnere Colosi, il direttore del centro dell'impiego di Reggio Calabria, avevamo avviato tutto questo percorso, e quest'anno ha sicuramente dato dei frutti ancora migliori, perché sono stati, come diciamo, centro dell'impiego di Reggio Calabria, frutto diciamo dell'esperienza passata, abbiamo anche migliorato il tiro e quindi raggiunto qualche obiettivo in più. E mi fa piacere essere qui oggi, perché sicuramente questa zona è un po' particolare, nel senso, se già a Reggio Calabria abbiamo dei problemi di presenza di aziende o di competenze dei ragazzi, sicuramente in questa zona c'è qualche problema in più, perché le aziende sono numericamente inferiori, e parliamo di microimprese, non parliamo sicuramente neanche di medie imprese, ma parliamo di microimprese, imprese a carattere familiare, e quindi è sempre molto complicato trovare risorse. Per i ragazzi è difficile trovare lavoro, per le aziende è difficile trovare risorse, ma io credo che il problema sia un altro. Ci deve essere un cambio di cultura, anche soprattutto imprenditoriale. È vero, il costo del lavoro, il dottoressa lui dice, è alto, le imprese si lamentano, però è anche vero che tante sono le misure messe a disposizione dal governo centrale per poter avere quelle risorse che l'impresa necessita. L'impresa, se ha necessità di assumere, assume, a prescindere dal costo del lavoro. Se ha necessità di determinate competenze, se le trova, assume. Però è anche vero che c'è un problema di formazione. I ragazzi chiaramente dalla scuola non escono con delle competenze a tutto tondo, magari pronte per entrare nel mondo del lavoro, però è anche vero che l'imprenditoria ha a disposizione degli strumenti per erogare la formazione per i dipendenti, quindi partono magari per i dipendenti con determinate competenze, per cui potenziare con dei corsi di formazione ad hoc che possono avere attraverso vari strumenti di cui i consulenti chiaramente spesso notizie agli imprenditori. È anche vero però che non bisogna sempre portare esclusivamente al lavoro dipendente. Qui, appunto, come dicevamo prima, le risorse sono poche, le imprese sono poche, sono anche piccole, per cui una volta che hanno assorbito quelle risorse di cui hanno bisogno, magari uno, due dipendenti, tre dipendenti, alla fine non ha più bisogno di altri dipendenti. Allora forse bisogna anche spingere, invogliare i ragazzi, formare i ragazzi ad avere il coraggio di spirito di iniziativa imprenditoriale, perché se creiamo altre imprese, nuove imprese, non possiamo solo pensare di creare nuovi posti di lavoro, ma dobbiamo pensare a creare nuove imprese per poter avere nuovi posti di lavoro, perché quelle che ci sono magari vuoi per cultura ancora da migliorare, vuoi il costo del lavoro per tutto quello che vogliamo, assumono magari fino alle necessità per coprire il proprio fabbisogno, ma poi si ferma. E quindi io direi che questo, nei nostri laboratori, come consulente del lavoro dal 2015 che facciamo formazione nelle scuole, che entriamo nelle scuole con i programmi di alternanza, con i programmi proprio di orientamento anche alle professioni, non soltanto al lavoro dipendente, quindi anche a delle professioni. Qui siamo un tecnico, quindi spesso si è parlato nei tecnici di svolgere una professione, come svolgerla e quant'altro. Sicuramente in modo importante è stata l'interazione con centri per l'impiego, che non c'era stata mai prima, quando invece c'era stata la Confindustria, con Ampal, ex Ampal, ma da due anni questa sinergia con centri per l'impiego è stata molto importante, e da ultimo, ma non per ultimo, l'importante comprensione da parte dell'assessore calabrese che la politica da sola non può farcela, né tantomeno il suo del lavoro, tutti i partner che partecipano a questo progetto possono farcela. E allora, se la politica, come in questo caso, finalmente presta l'orecchio, presta ascolto a tutti i partner che
che possono dare una mano, noi possiamo essere da supporto, però poi chiaramente le iniziative legislative, iniziative politiche le dobbiamo lasciare alla politica, noi possiamo essere soltanto da supporto come tecnici. Allora credo che una sinergia così importante che si è finalmente creata e che sta andando avanti bene possa finalmente riconoscere a questi giovani, a tutti comunque i potenziali lavoratori del territorio, quello che è che il nostro rettore Timbalati dell'Unione ha chiamato il diritto di restare, che è fondamentale. Riconoscere finalmente, riuscire a riconoscere a questi ragazzi il diritto di rimanere nella città in cui sono nati e non farli andare via, a meno che non scelgono, come diceva l'autorità Luna, liberamente. Grazie ed è il caso di dire un buon lavoro a tutti. Grazie, grazie dottoressa Tuzzo. Lei giustamente parlava di sinergie che si stanno creando, si sono create con questo progetto e che potranno crescere sempre di più. La politica giustamente deve fare la sua parte, la sta facendo, le altre istituzioni vanno nella direzione giusta, sembra che il momento per cercare di strutturare ancora di più questo progetto o progetti come questi debba essere ulteriormente attenzionato. Da questo punto di vista, adesso cediamo la parola a quello che è un po' il sistema imprenditoriale. Abbiamo qui il dottor Baggetta che rappresenta Federalberghi, abbiamo poi il dottor Carnevale della scuola. La scuola di Reggio Calabria, chiedo scusa, e a loro due vorrei proprio chiedere che cosa manca a questi giovani per poter essere inserito, quali sono le difficoltà che chi si trova a dover assumere questi giovani incontra, non so, mancanza di quale tipologia di competenze riscontra in questi ragazzi, proprio per incominciare a vedere come sanare in un certo qual modo quelle che sono le difficoltà che dal punto di vista imprenditoriale si ritrova chi deve investire in capitale umano. Grazie a voi, io rappresento Federalberghi e pochi saluti del Presidente regionale Fabrizio D'Agostino, sono il delegato provinciale, nonché sono il Presidente degli albergatori della Nobile, che è l'organismo che più mi interessa, perché noi imprenditori del mondo del turismo stiamo attraversando negli ultimi anni diversi problemi, abbiamo affrontato il Covid, abbiamo affrontato il caro energia, abbiamo affrontato varie vicissitudini, già in un settore difficile da andare avanti, caratterizzato contrariamente alle altre imprese dalla stagionalità, che oltre ad essere pochi, oltre ad essere piccole imprese, noi abbiamo un problema anche della stagionalità. Quindi reperire personale per noi sta diventando sempre più difficile. Purtroppo diciamo le persone impreparate, le persone che hanno un ruolo e che devono lavorare per tutto l'anno è sempre più difficile trattenere nelle nostre strutture e di conseguenza c'è un andare verso l'estero dove le stagioni durano molto. Andare adesso ad analizzare il perché della stagionalità delle nostre strutture è difficile, non è questo il posto, però dobbiamo lavorare. Il nostro problema è quindi quello di attingere dalle scuole, attingere dagli istituti, alberghieri, ma tecnici per il turismo, vi dicendo, le figure che interessano alle nostre aziende e che possono colmare la mancanza. Qual è il problema? Il problema fondamentale è la formazione. Purtroppo oggi le scuole sono cambiate, secondo me c'è un sistema da dover lavorare. Faccio un esempio, io mi ricordo, io sono un esco dall'istituto alberghiero di Locri, ai miei tempi si facevano 18 ore a settimana di esercitazione pratica, oggi ne fanno 5 settimane, quindi la cosa è cambiata in negativo. Che cosa bisogna fare? Lo stage e quindi la vicinanza delle scuole con le aziende è fondamentale, attraverso lo stage, ma non lo stage quello di portare i ragazzi, vengono nelle nostre aziende, dice perdiamo tempo, mi firmi che poi me ne vado, non fanno niente, quello di coinvolgerlo nell'inter lavorativo, quello di
i ragazzi devono essere già, come sono già all'estero. Se noi valutiamo le scuole svizzere, per esempio, le scuole tedesche, che siano forse inferiori a livello di preparazione culturale, ci può pure stare, però loro fanno lavoro e scuola contemporaneamente. Qui da noi purtroppo noi mandiamo i ragazzi, o devono scegliere l'università e quindi andare a formarsi, e poi chi è bravo esce a 24 anni, chi è meno bravo o diciamo un po' più fannullone esce a 27, quando ormai dovrebbe essere già formato il mondo del lavoro, quindi è difficile andare a plasmarlo per le aziende. Questo vale nel mondo alberghiero, ma vale nel mondo anche dell'industria e via discorrendo. Cioè, quindi i ragazzi, noi per esempio abbiamo fatto un'operazione perché proprio sentivamo la mancanza della formazione per tutti i ragazzi che escono dal quinto anno, quindi per i post diplomati, abbiamo aderito al progetto Erasmus, sia come per l'albergo che come Ionicolis, che è il consorzio dell'albergatore. Cioè tutti i ragazzi che non scelgono la via o che si prendono l'anno sabbatico, gli abbiamo dato la possibilità di andare all'estero e lavorare nelle aziende, questo dai 90 ai 120 in base al progetto. Questo perché capiamo che la nostra problematica è quella di far conoscere le ragazze e le aziende, quello che di fargli capire che cosa significa lavorare. Poi uno sceglie di andare all'università e tornare al mondo dell'università, come sceglie il mondo del lavoro, quello di capire anche il know-how estero e farli tornare qui con una visione diversa, perché a volte i nostri ragazzi pensano che lavorare qui nel meridione sia una penalizzazione. Ricordiamoci che nelle più grosse aziende, anche alberghiere del nord Italia, abbiamo persone che escono dalle nostre scuole alberghiere, dai nostri istituti tecnici per il turismo e via dicendo, che lavorano in tutta Italia e anche all'estero. Conosco io personalmente delle persone che hanno dei ruoli anche istituzionali abbastanza importanti. Quindi quello che dico io, applaudo a questa iniziativa, quello di avvicinare la scuola al mondo del lavoro. Dico che questo sia un punto di inizio e non un arrivo, perché bisogna lavorare ancora di più in sinergia scuola, centri dell'impiego, imprese, con l'aiuto anche della politica, perché noi abbiamo bisogno anche che la politica stimoli questo tipo di iniziative e ci coordini dall'alto verso questo tipo di azioni. Quindi ritengo la cosa principale, secondo me, è che la scuola si deve avvicinare molto di più sulla formazione e su avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro, ancora prima del quinto anno, già dal terzo anno. Non so quali sono le leggi, non so quali, che sinceramente non sono nel però secondo me la scuola deve spingere ancora di più, le aziende sono aperte. Se i ragazzi vengono con l'interesse di formarsi, quindi non per perdere 15-20 giorni, non si possono fare ovviamente stage di 30 ore, perché anche quello è superfluo, il ragazzo deve stare almeno una quindicina di giorni e gli stage devono essere fatti, specie nel mondo del nostro settore, quello del turismo, che poi secondo me assieme alle agricolture e a pochissimi altri settori è il futuro di questo territorio. Non nascondiamo, non abbiamo altro, noi non costruiamo, non abbiamo industrie purtroppo nel settore. Al di là della maggiorella di cui faceva riferimento, tutto il resto è fuori dalla Locride. Noi parliamo di Locride oltre che di provincia, che è quello che ci interessa. Noi operiamo in questo settore e la nostra soddisfazione è avere nelle nostre aziende ragazzi che vengono dal nostro territorio e non certamente siamo costretti come negli ultimi anni a far venire, non dico dalle altre regioni ma anche dall'estero. Non vi nascondo che a oggi stiamo attingendo anche dalla Turchia, dalla Tunisia, persone preparate, perché noi abbiamo sempre meno. Quindi mi auguro che questo sia solo l'inizio, come dicevo prima. Noi da parte delle aziende turistico-alberghiere apriamo le nostre porte, siamo sempre disponibili a poter accogliere studenti per la loro formazione, quindi e ci mettiamo a disposizione. Grazie. Grazie a tutti. Succedo la parola al dottor Carnovale, presidente di Montescuola Edile di Regione. Prego. Buongiorno a tutti.
Io sono Francesco Carnovale e sono il presidente dell'ente scuole libere di Reggio Calabria. Il nostro ente è un ente paritetico bilaterale per la formazione e per la sicurezza nel mondo del lavoro. Naturalmente la distanza tra la didattica, l'università, la formazione e il mondo delle imprese in Italia è un problema strutturale, quindi è il vero problema. Però in tal senso ci sono delle esperienze molto importanti. Io faccio parte pure di Confindustria. Noi di Confindustria, guardando al mondo del nord, ad esempio l'Università La Giunta di Castellanza, voluta più di 30 anni fa del mondo confindustriale, è quella che oggi dà la possibilità a coloro che si laureano di avviarsi al mondo del lavoro nel 90% dei casi. Quindi noi, seguendo, diciamo, intanto devo fare un elogio all'assessore Calabresi che ha voluto intraprendere questo percorso, perché questo è il vero percorso per poterne venire fuori. Noi come ente scuola abbiamo in questi 2-3 anni fatto delle esperienze molto importanti per quanto riguarda l'avviamento al mondo del lavoro. Con un progetto che la Regione ha voluto fortemente, che si chiama OICOS, abbiamo formato 17 ragazzi immigrati, ragazzi svantaggiati venuti dall'altra parte del mondo e che una volta formati sono stati avviati nel mondo del lavoro, ma in maniera dignitosa, non in quelle forme, diciamo, poco democratiche. L'altra esperienza che abbiamo fatto ormai da 2-3 anni, perché vedete, io sono amante della Locride, se questo problema strutturale della distanza tra scuola e imprese è al nord, provate a immaginare nel nostro mondo, nella nostra Locride. E allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo insieme ad Enel coinvolto degli istituti scolastici, l'industriale di Roccella Ionica e professionale di Locri, dove ogni anno facciamo degli open day per quei ragazzi che non vogliono proseguire all'università, quindi quelli di fine corso. Una volta individuati, questi ragazzi vengono formati da enti formativi autorizzati da Enel e poi selezionati e avviati al mondo del lavoro per la realizzazione della transizione energetica, che è il vero problema di questa nazione. Quindi io ritengo che questo percorso, fa bene l'assessore Calabrese a proporlo ogni anno, perché secondo me sarà veramente la svolta e la via d'uscita di questa nostra regione. Grazie. Grazie al dottor Carnovale. Cedo la parola al dottor Piscinelli, che facendo riferimento un po' a quello che diceva il dottor Carnovale, parlava di sicurezza, ci dice un po' quella che è l'attività del sindacato, anche nel intervenire un po' in queste attività che coinvolgono gli studenti all'interno dell'impresa. Prego. Sì, buongiorno a tutti. Io in 2 minuti per rappresentare un po' alcune sensibilità, nel senso che i ragazzi, dalle esperienze che stiamo facendo nelle diverse realtà, nelle scuole, anche con altri centri per l'impiego, raccolgono di buon grado momenti di confronto, momenti che aprono la possibilità a trovare anche spiragli per buona occupazione. Quindi queste iniziative a ridosso delle istituzioni che hanno la capacità di alzare lo sguardo oltre un po' il tradizionale, quindi il centro per l'impiego, il comune, la regione, le associazioni territoriali, le scuole, alla fine di un percorso di sicuro porteranno dei benefici ai ragazzi e alle ragazze che si accingono a lasciare, diciamo, gli istituti superiori. Qui noi come sindacato, anche su richiesta dei ragazzi, in questi anni abbiamo elaborato un po' dei documenti. Adesso vi lascerò alcuni volumi di palla della nostra casa editrice, che è Edizione Lavoro, e fondamentalmente vogliono interpretare questo pensiero. Intanto come orientarsi, ed è, voglio dire,
essere presente, poi ve lo lascio qua, è giusto per essere pratici. Ecco qua, direzione lavoro, qui vicino, dove troverete tutte le cose che vi possono interessare, quindi vi prego, non sono tante copie, però per i rappresentanti, diciamo, scolastici ci sono. E poi vi spiego anche il perché. C'è una guida alle pensioni aggiornata, una guida alle pensioni, perché quella guida alle pensioni può sembrare è troppo presto per loro, però guardate che è una cosa importante, perché si parte dall'essere troppo presto, però guardate che non è così, vi trovate a 60 anni senza sapere come ci arrivate dal punto di vista previdenziale. Significa che, se guardate un po' i vostri genitori, dentro questo opuscoletto ci sono le vie da seguire, e questo mi direbbe un po', mi verrebbe da dire che cosa, in base alla tipologia del lavoro che andrete a fare oggi, costruirete il percorso quando arriverete a 60-65 anni in base alle circostanze per andare in pensione, perché la frammentarietà del lavoro vi creerà problemi, e quindi date uno sguardo, capito un po' i meccanismi, sono complessi ma possono aiutare. E non ultimo, perché mi interessa anche eccoli qua, l'assessore, non ultimo la guida del lavoratore, cioè praticamente in questo muscolo voi troverete in maniera semplice cosa accade da domani mattina se va a buon fine il colloquio che avete fatto di là, nelle stanze vicine. Qui dentro è un compendio di quasi 900 contratti depositati al CNEL. Nel paese ci sono 900 contratti e sono troppi. I professionisti, qui la consulente del lavoro, è un mondo interminabile. Per cui questi documenti che la CISL vi ha portato qui, di pronta lettura, semplici, cioè devono servire oltre le parole a creare, diciamo, un percorso che oggi può sembrare lontano nel tempo, ma che io credo invece di grandissima attualità, perché avremo domani quello che siamo nelle condizioni di costruire oggi. Ai ragazzi cosa voglio dire, finisco, cioè mettiamola così, mi piacerebbe narrare questo pezzo ma non abbiamo il tempo, io capisco, cioè siete nati, avete avuto la fortuna di nascere in una delle terre più belle, ma non perché lo dico io, diciamo, perché è narrato dai poeti, dagli scrittori, c'è una terra meravigliosa. Qualche difetto l'abbiamo avuto noi nell'interpretare e nel gestire questo territorio, dal sindacato, la politica, le istituzioni, un po' tutte. Chi è senza responsabilità oggi non può dire scaglio la prima pietra, non lo può dire nessuno di noi. Per cui dobbiamo capire a rivoltarci le mani. Come fare? L'esempio di oggi, e quindi va benissimo, dottoressa Luce, questo modo, questo, diciamo, esporre un po' tra il pratico e anche un po' quello storicizzato nei percorsi istituzionali che la Regione ha intrapreso e portato avanti da tempo, ci sono quelle cose che possono servire a far capire cosa al ragazzo, e chiudo, perché questo è fondamentale. Il ragazzo di primo impatto, forse in Calabria qui da noi, rischia di non rimanerci, perché è portato ad evadere, è portato ad andare a trovare il giusto, l'abbiamo fatto tutti, l'ho fatto anch'io. Però attenzione, perché il primo impatto significa che puoi avere fortuna e arrivare in una città dove inserisci bene, guadagni bene, riesci a contestualizzare il modo vivente con un tenore che ti sopporti e sta bene. Facciamo un esempio, l'Inghilterra per esempio è una sesta città d'Italia, ci sono milioni di italiani lì, ma se voi domandate ai vostri ragazzi, amici giovani, lì i lavori sono così, nascono, si perdono, poi si ricreano, ma non è che bastano i soldi per vivere e magari accantonare delle risorse, la stessa cosa succede al nord. Io ho il mio figlio che lavora a Ravenna, non vi dico che gli devo mandare i soldi all'assessore per finire il mese, però ci sono delle difficoltà, quindi la regola qual è? È quella di reinventarsi in un nuovo pensiero del lavoro assurdo, e questo è un fatto. O da lavoratore dipendente, e qui incontriamo le difficoltà che sono emerse, le aziende ci sono pure autorevoli, solo che hanno un solo difetto,
sono poche, ne servirebbero di più. E qui il sindacato, la CISL dice ai ragazzi, impegnatevi non solo a diventare lavoratori dipendenti, ma anche e soprattutto a diventare imprenditore, che è una cosa molto bella. Grazie. Grazie al dottor Piscione, e passeremo la parola alla dottoressa Angela Storini in rappresentanza del Dipartimento del Lavoro della Regione Calabria. Prego, prego a tutti. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. E io ho i saluti da parte dell'architetto Cuomo, che è il dirigente del settore 2 a Centro, che oggi per motivi personali purtroppo non è potuto essere presente, ma ci teneva a portare i saluti perché lui crede molto in questo tipo di iniziative, anche perché è una delle persone che ha praticamente costruito l'osservatorio del mercato del lavoro proprio in Regione Calabria, quindi crede in questi incontri tra varie realtà del territorio. Io vorrei, come tutti quanti hanno detto qui al tavolo, ringraziare l'assessore perché è stato lungimirante a cogliere questo modello di partnership che il dottore Bastoni insieme al Centro per l'Impiego di Reggio Calabria hanno sperimentato, e grazie proprio alla generosità, diciamo, del dottor Bastoni ha voluto divulgare questo tipo, questa procedura anche agli altri centri per l'impiego della Regione Calabria. È stata delle iniziative effettivamente che hanno portato molto successo. Credo che il grande successo di questo modello sia il fatto che, non dico forse per la prima volta, ma forse una delle poche volte, delle istituzioni importanti, cioè tutti gli attori del mercato del lavoro, si sono riuniti in un'unica struttura. Abbiamo la scuola, la preside parlava di tirar fuori i talenti dei ragazzi, abbiamo le aziende di cui noi disconosciamo del nostro territorio la vera realtà, la vera bontà delle nostre aziende, e abbiamo le associazioni datoriali che non fanno altro che raccogliere proprio le aspettative che le aziende hanno del nostro territorio, e poi abbiamo una grande risorsa che siete voi giovani. Noi parliamo dei centri per l'impiego, che sono in primis le istituzioni che si occupano direttamente del mercato del lavoro, e per la prima volta tutte queste strutture, tutti questi attori sono usciti fuori dai loro ambiti, non sono rimasti ancorati alle loro istituzioni, alle loro conoscenze, ma le hanno messe a disposizione di tutti. Sono molto importanti questi momenti di incontro per una cosa fondamentale che voi già dovete sapere: per poter cercare lavoro e per poter essere competitivi nel mondo del lavoro bisogna avere assolutamente un bagaglio di saperi che la scuola vi deve dare, e la formazione, queste informazioni generali vi devono dare, di cui non potete prescindere, perché senza il sapere non si va da nessuna parte. Poi c'è il saper fare, e il saper fare ce lo insegna il mondo del lavoro, mettere in atto quello che noi conosciamo, quali sono i nostri talenti, quali sono i nostri punti di forza, e voi in primis il saper essere, c'è la vostra personalità, quello che voi avete dentro, quali sono i vostri sogni, i vostri desideri, le vostre aspettative, capire chi siete per poter meglio spendervi nel mondo del lavoro. Quindi dovete avere questi tre punti di riferimento importanti per essere veramente competitivi nel mercato del lavoro. Oggi c'è molto tante informazioni, ma anche dispersione di informazione, io dico, perché è vero che ci sono molti siti che danno offerte di lavoro, però c'è tanto da stare attenti alle offerte di lavoro perché si cade facilmente in circuiti non
proprio consoli, per cui bisogna recarsi nelle strutture che sono abilitate e regolamentate per il mercato del lavoro. Tra questi ci sono i centri per l'impiego e io in questo voglio ringraziare la mia amica e collega Maria Antonietta Rulli per il solo impegno che ci ha messo, perché oggi questo incontro è stato bello, è stato bellissimo durante la giornata, e so anche tutto il lavoro che viene fatto da tutti i suoi collaboratori e dei collaboratori di tutti i centri per l'impiego e dei responsabili per far sì che i ragazzi si avvicinino al mondo del lavoro in maniera corretta e serena, e facendo un orientamento serio attraverso un bilancio delle competenze, capire quali sono i vostri punti di forza e i vostri punti di debolezza, e sui punti di debolezza intervenire, come dicevo prima dopo il discorso iniziale, sui saperi, sul saper fare e su come utilizzare tutte queste conoscenze al meglio del mercato del lavoro. Quindi io vi auguro che questo incontro che oggi farete per la prima volta nell'azienda, anche se dovesse andare male, è uno sperimentarvi se quello era veramente il lavoro che voi volevate, se quello era veramente la cosa che volevate fare e se quelle consono al vostro carattere, perché non tutti i lavori sono per tutti. Ognuno ha una modalità di interagire nell'ambito del mondo del lavoro e quindi questa deve essere un momento, un'occasione per sperimentarvi e per crescere ulteriormente e darvi gli strumenti opportuni e utilizzare gli strumenti opportuni per una crescita più concreta e immediata. Grazie. Grazie alla dottoressa Schierino. Passo la parola all'avvocato Sergio Tassone, dirigente settore del CPI Area Sud, al quale vorrei chiedere di tirare un po' le fila di questi progetti che sono stati poi fortemente voluti dall'avvocato Tassone e realizzati, credo, anche con buoni risultati in tutta l'area sud con il CP. Quindi volevo chiedere di tirare un po' di fila e soprattutto di darci una visione futura di questo progetto. Prego. Buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio i ragazzi e devo dire che mi trovo di fronte ad un'aula abbastanza attenta, questo faccio i complimenti ai ragazzi, che poi i veri destinatari di questo progetto sono i giovani in uscita, i giovani che si trovano in questa fase molto delicata e cruciale della loro vita, che è la fase della cosiddetta transizione scuola-lavoro. E mi trovo sempre nella scaletta in una posizione molto scomoda, perché sono preceduto da relatori autorevoli che sviscerano il problema con competenze sul progetto. È bastato l'intervento della mia responsabile, della dottoressa Rulli, che con grande professionalità, acume ed esperienza è andata a toccare quelli che sono tutti i punti clou del progetto, gli aspetti salienti. Quindi da questo punto di vista mi resta poco da dire. Poi precedo quelle che sono le conclusioni molto attese del nostro assessore, che la delega al lavoro. Io vorrei trattare un aspetto che non è stato affrontato, quella dell'organizzazione dei centri per l'impiego. Cosa sono i centri per l'impiego? Perché io non so quanti di questi giovani, prima di questa esperienza, conoscevano questo ufficio. I centri per l'impiego sono degli uffici che dopo l'ultima riforma del 2015 sono degli uffici regionali, appartengono alle regioni e alle province autonome. Nella nostra regione sono inserite nell'ambito del Dipartimento Lavoro, la delega politica del Dipartimento Lavoro è in capo all'assessore Giovanni Di Calabrese. Io dirigo il Centro per l'Impiego Area Sud, che a sua volta è articolato in tre centri per l'impiego, cosiddetti CP.
uno è guidato dall'ingegnere ecologico, l'altro da la dottoressa Francesca Lanarà e questo di Lotri e dalla dottoressa Rulli. Ebbene, i centri per l'impiego sono i luoghi istituzionali preposti all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro. Per evitare tutti quei rischi a cui accennavano i relatori, tutte quelle distorsioni che si possono verificare nel mercato del lavoro, c'è solo un posto. È un posto che offre tutte le garanzie di legalità affinché questo incrocio tra domanda e il lavoro che c'è, noi non ci inventiamo lavoro, noi incrociamo domanda e offerta col lavoro che c'è, che esiste, che è latente, ma il luogo istituzionale è il centro per l'impiego. Nella nostra zona più di ogni altra si è aperta un'esigenza che è quella di fidelizzare maggiormente il centro per l'impiego sia i giovani che le aziende. Io invito, auspico che le aziende soddisfano i propri fabbisogni lavorativi recandosi al centro per l'impiego e che i giovani vengono a iscriversi ai centri per l'impiego. È molto importante. Alla fine di questo progetto voi vi siete presentati al centro per l'impiego. Il centro per l'impiego è avvenuta quella che è la cosiddetta presa in carico. Ognuno di voi è stato profilato, è stato inserito in una banca dati. Noi abbiamo il vostro curriculum professionale. E questo ci permetterà, se non oggi, nel futuro, di attuare quel famoso incrocio domanda-offerta. Quindi io auspico questa attenzione che dovete avere, anche se intraprenderete altri percorsi, se intenderete proseguire all'università, ma iscrivetevi al centro per l'impiego. I centri per l'impiego della Regione Calabria sono interessati da una notevole attività, voglio dire, sono stati interessati dal potenziamento, da un reclutamento di forze nuove, di giovani. Abbiamo portato a termine circa 400 assunzioni. È in corso anche una ristrutturazione dei centri per l'impiego, quindi non solo dall'aspetto delle risorse umane ma anche logistico. Questo permette ai centri per l'impiego di riappropriarsi di quelle che sono le competenze, perché con l'innesto di tutte queste risorse umane è possibile svolgere quelle che sono le funzioni istituzionali di un centro per l'impiego. Tra le funzioni vi è anche quella di uscire dai muri dell'ufficio, di incrociare le imprese, di essere quella che è una rete territoriale. Alla base di questo progetto c'è una rete territoriale tra gli attori principali del mercato del lavoro. Chi sono gli attori principali del mercato del lavoro? In primis le aziende, le imprese, le associazioni di categoria, c'è Confindustria, c'è la Camera di Commercio, ci sono i consulenti del lavoro, tutti attori che operano nel mercato del lavoro. Quindi la creazione di questa rete è una rete che favorisce, in questo caso specifico, in un progetto specifico, favorisce i giovani per una transizione consapevole. Oggi questa rete vi ha permesso un'esperienza, che è quella di approcciarvi con un colloquio vero, con un'azienda vera. Non vi siete fermati alla teoria, all'orientamento, vi siete seduti con delle aziende, avete iniziato un contatto con quello che è il mercato del lavoro. Il mercato del lavoro, sappiamo, dipende da molte variabili, da molti fattori, ma è una cosa molto complessa, e voi avete avuto questa possibilità di essere guidati, cioè una transizione consapevole.
Io auspico che questo progetto, intanto sono onorato che un progetto sperimentato nel Centro per l'Impiego Area Sud, che è diretto da me, ma diretto da tre bravi responsabili, che ripeto i nomi, di cui sono orgoglioso e vado fiero, anche alla luce dei risultati che ho avuto, dottoressa Raganà, ingegnere Colosimo e dottoressa Rulli, io sono il dirigente, auspico che questa esperienza che ci ha dato molto, cioè il fatto che l'assessore l'abbia estesa a tutti i centri per l'impiego della regione Calabria, per noi è motivo solo di orgoglio e di vanto come per tutti gli altri partner. Auspico che l'anno prossimo saremo presenti e dovremo essere presenti con più scuole e più istituti professionali. Questo è il mio auspicio e vi ringrazio ancora, specie i giovani, il corpo docente e il presidente dell'istituto. Vi ringrazio. Grazie alla professore. Prima dell'intervento conclusivo dell'assessore vorrei ripassare la parola alla professoressa, la dirigente, la dottoressa Fiasche, perché hanno preparato un qualcosa ai ragazzi. Prego, dica lei. Allora, mi pare che sia stata una mattinata estremamente positiva, perché nel momento in cui da riunione, come si vuole dire, vengono fuori delle idee concrete e una modalità di lavorare pratica, credo che questo, da questo punto di vista, l'obiettivo di tutti quanti noi è stato completamente raggiunto. Io mi auguro, come diceva appunto il dottor Tassone, che il discorso non finisca qui assolutamente, anche perché all'interno degli istituti tecnici e professionali esiste il cosiddetto CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, quindi è auspicabile che tutti i partner che oggi hanno appunto organizzato e messo in campo questa che viene definita una sperimentazione possa proseguire col far parte del Comitato Tecnico Scientifico, perché una grossa difficoltà che io devo evidenziare, riprendendo proprio anche le parole che sono state già dette, che la formazione passa attraverso il sapere, l'essere e il saper fare, spesso e volentieri la difficoltà è stata proprio che nella riunione dei comitati tecnici scientifici noi della scuola ci siamo ritrovati completamente soli. Nel senso che nelle varie convocazioni, per stabilire a monte un'attività programmatica, abbiamo creato anche un formulario inizialmente da inviare all'azienda per dire: noi siamo questa scuola, abbiamo questi indirizzi, quali sono le peculiarità o ciò che vi manca all'interno dell'azienda? Ditecelo, perché così curviamo il nostro studio su quello che è la necessità dell'azienda. Ebbene, non è stata data nessuna risposta. Quindi diciamo che questa unione deve essere proprio il punto di partenza per davvero passare dal sapere al saper fare, perché è quello che poi crea la competenza ed è quello che dà la svolta nel sociale, del senso di appartenenza che deve essere creato, che deve essere creato proprio da chi già è sul territorio, da chi già lotta per andare avanti nel territorio, per far sì che i ragazzi rimangano con la dignità che loro è dovuta. Adesso io concludo e voglio ringraziare naturalmente tutti i presenti, ma in particolar modo la docente Antonella Romeo, che ha curato l'orientamento in maniera egregia, pur essendo al secondo. Poi vedo anche, scusate, la mia carissima alunna Sara Budescu, che è una ragazza veramente eccezionale, perché questa che ieri lei ha lavorato fino a notte puntata per farci vedere, ecco, questo video, dove vedremo in maniera molto pratica la realtà che gli alunni hanno vissuto. E quando, questo credo che sia la risposta, è quello che bisogna cogliere,
quando loro hanno il rapporto preciso, il rapporto diretto della costruzione, dove gli obiettivi sono comuni, i risultati che vengono fuori sono davvero eccellenti, permettetemelo di dire. Grazie, grazie a tutti voi. L'Istituto di Istruzione Superiore Guglielmo Marconi presenta i suoi tre corsi delle competenze trasversali e l'orientamento, i quali, definiti dalla legge 145 del 30 dicembre del 2018 e dal DM 774 del 4 settembre del 2019, rappresentano un insieme di esperienze didattiche con forte valenza educativa, finalizzate prevalentemente a raggiungere traguardi come promuovere la maturazione dello studente, favorire l'acquisizione di capacità relazionali, fornire elementi di orientamento personale, integrare i saperi didattici con i saperi operativi, formare i futuri lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea con particolare attenzione ai bisogni del territorio. Il Marconi negli ultimi anni ha consolidato il raggiungimento degli obiettivi prefissati, garantendo a tutti gli studenti l'accesso alle pluralitate esperienze differenziate con esiti decisamente positivi in termini di apprendimento degli studenti e delle famiglie e anche a livelli di apprendimento. Ecco alcuni dei numeri di quest'anno. 80 sono le strutture e gli enti coinvolti nell'attività, 100 le convenzioni stipulate e 300 gli alunni coinvolti. Dunque il Marconi ha dialogato con professionisti, ha incontrato enti, associazioni, aziende ed ha attivato il percorso Erasmus. Ciao Linda, che stai facendo questo pomeriggio? Un ringraziamento sentito a tutte le aziende e le associazioni che hanno supportato il Marconi, ma anche per l'accoglienza, la disponibilità e le competenze professionali dimostrate. Un grazie ancora a tutti i tutori delle classi terze, quarte, quinte e tesserale, al professore Sanci nella qualità di orientatore ed in particolare alla professoressa Antonella Romeo che ha coordinato con pazienza, dedizione e capacità il lavoro di tutti i nostri. Ci avviamo alla conclusione di questi lavori, però prima permettetemi di, come dire, di associarmi a questi ringraziamenti, perché noi come Sviluppo Lavoro Italia siamo un ente esterno che supporta la scuola nelle attività, ma la supporta e lavora bene quando ci sono dei docenti, quando ci sono dei dirigenti che hanno un po' una visione come la nostra, no? Quindi che ci aprono le porte rispetto ai progetti che noi portiamo, rispetto ai problemi che noi portiamo. E per questo, operando ormai da diverso tempo in questa scuola, volevo anch'io associarmi ai ringraziamenti per la pazienza, insomma, e per avermi supportato, oltre al dottor Bruno Pelle,
amico di vecchia data, la professoressa Romeo, il professor Stanci, ma volevo anche salutare quelli che già da prima mi hanno sopportato nelle attività, quindi in particolar modo la professoressa Fimogliani, che per lungo tempo è stata la responsabile ai PCTO, e so che adesso praticamente ha concluso il suo ruolo di educatrice, diciamo così. Che dire, passo la parola all'assessore. Il tavolo ha espresso il proprio pensiero, a lei le conclusioni, assessore. Grazie, buongiorno a tutti, un abbraccio agli studenti e ai ragazzi, un ringraziamento al qualificato tavolo dei relatori, grazie alla padrona di casa, alla dirigente, nonché amica Giuliana Chiesa, da ormai tantissimi anni, dalla mia precedente vita di amministratore della città di Roma, quando Giuliana da Vibo Valenzi da fare il dirigente scolastico a Locri, e già a quell'epoca ha portato un'impronta positiva di sviluppo, di vedere con la scuola in modo completamente diverso, e so che anche qui sta continuando in modo positivo, e di positivi davanti a tutti, e l'ambito di tutti, che è importante il percorso. Ho ascoltato con molta attenzione gli interventi dei relatori, che ringrazio di tutta la rete che fa parte di questo progetto importante, come diceva l'avvocato Tassone, il nostro dirigente, nasce appunto in provincia di Reggio Calabria, nasce al centro di Imperio di Reggio Calabria, è stato poi esportato come modello positivo in tutta la Regione Calabria, in quasi tutti i centri di impiego. Un progetto che, vi confermo, continuerà con i necessari correttivi, ma continuerà anche per gli anni futuri, raccogliendo quelli che sono gli spunti che sono emersi anche oggi a questo tavolo per poter migliorare questo progetto. E quindi sicuramente un impegno importante da parte dei centri di impiego, dottoressa Rubi, che ringrazio insieme a tutta la squadra del Dipartimento Lavoro, che ha costruito giorno per giorno questo percorso e sta cambiando la vita e il destino dei centri di impiego, che prima erano visti in modo negativo, oggi cominciamo a vedere in modo positivo con importanti risultati. Finalmente i centri di impiego stanno diventando un riferimento importante per i giovani, per i lavoratori, per i disoccupati, appunto un riferimento appunto per quanto riguarda il mondo del lavoro. Devo essere sincero, alcune considerazioni, perché continuiamo a parlare di lavoro, continuiamo a parlare, lo diceva prima anche l'autoressa Russo, il rappresentante dei consulenti del lavoro, che ringrazio per l'impegno quotidiano, però non dimentichiamoci che tutto questo è frutto di un lavoro importante che nasce in Regione Calabria, quando a distanza di 20 anni siamo andati a realizzare insieme al Consiglio regionale, insieme alla Giunta regionale, insieme al Presidente Occhiuto, la legge sulle politiche attive del lavoro, che in Calabria, ma per la riforma del 2015, erano dimenticati di fare. La Calabria è una regione che si era dimenticata di normare le politiche attive del lavoro, perché probabilmente la politica era distratta rispetto alla cosa più importante, il lavoro, il futuro dei giovani, il futuro dei calabresi. E questo è un segnale di triste, un segnale negativo, che abbiamo cercato di colmare con la legge sulle politiche attive del lavoro, istituendo all'interno della legge il tavolo per il lavoro, che appunto la maggior parte, anzi quasi tutti gli attori del tavolo sono seduti appunto oggi e fanno parte di questo importante progetto. Analizziamo quelle sono le problematiche, le criticità, cerchiamo di costruire un percorso diverso, cerchiamo di costruire appunto il futuro del gioco. Oggi abbiamo parlato di tantissime cose, io ritengo che poi da vita stiamo cercando di portare avanti una sorta di rivoluzione, una rivoluzione delle politiche attive del lavoro, una rivoluzione culturale che è necessaria attraverso la politica, attraverso le istituzioni, attraverso le imprese, attraverso le aziende, attraverso i ruoli di Confindustria, le categorie territoriali, attraverso l'impegno e il profilo importante dei sindacati. Dobbiamo ragionare tutti insieme, noi vogliamo evitare quello che purtroppo è successo e sta succedendo, è successo negli anni, ma continua a succedere, che ogni anno 10.000 persone vanno via da casa. Ma vanno via da Calabria queste persone, per quale motivo? Io prima
Romolo è la Calabria, la terra più bella, la Lobide, ne parliamo qui, giochettare, permettendo, insomma, non so, allora, perché vanno via le persone dalla Calabria? Vanno via perché non è vera la Calabria, no? Vanno via perché non si sta bene, no? Vanno via perché si vive male, no? Vanno via perché c'è l'andrangheta, fortunatamente molto meno oggi, grazie alla presenza dello Stato, ci sta avvenendo un luogo, l'andrangheta la dobbiamo scomparire, per fortuna, anche se sappiamo che c'è, però si respira un'aria diversa. Ma perché vanno via le persone? Perché non c'è lavoro? Perché non c'è lavoro? No, le persone vanno via perché il lavoro c'è, però non dobbiamo essere ipocriti. Se noi diciamo che c'è il lavoro e diciamo ai ragazzi di andare a lavorare per 400 euro al mese per 12 ore al giorno, senza un contratto e senza nessun diritto, è normale, è normalissimo che le persone vanno via. Io non manderei mai un mio figlio in un'azienda turistica a fare lo schiavo di nessuno. Questo è il vero problema. Noi non vogliamo questi lavoratori, vogliamo gli schiavi. E qui il tempo è anche più finita. Allora questo fantastico libro sui diritti del lavoro, dobbiamo cominciare ad applicarlo, dobbiamo cominciare ad applicare i contratti collettivi nazionali del lavoro, perché gli strumenti ci sono, i consulenti del lavoro lo sanno, ci sono gli incentivi al lavoro, ci sono i tirocini, c'è l'orientamento, c'è la formazione, abbiamo i soldi per fare tutte queste cose, c'è la scuola che svolge un ruolo importante. Allora stoppa di ipocrisia, creiamo un futuro veramente ai giovani, che tra 4 anni ci sarà il lavoro. Questo è quello che dobbiamo fare, non dobbiamo fare altro, dobbiamo sapere utilizzare gli strumenti. Oggi il decreto coesione approvato dal governo nelle scorse settimane, il primo di maggio, se non ricordo, prevede, oltre alla ZES, la zona economica speciale, per il centro sud, la zona unica speciale, prevede incentivi per gli under 35, prevede incentivi per le donne, prevede incentivi per l'autoimpiego, per l'autoimprenditorialità, tantissime risorse che verranno erogate attraverso una formazione per l'imprenditore, ma la formazione dell'imprenditore deve essere una formazione seria, un orientamento serio, qualcosa di qualificato, perché altrimenti se io vado a formare il mio, lo vedo qui davanti, per fare l'imprenditore, a noi vi spiego se mica fare l'imprenditore, cos'è quel territorio, quel tipo di attività che Enrico vorrebbe realizzare. Enrico è destinato al fallimento, perché prende quelle risorse e dovrà restituirsi e indebitarsi per i prossimi 50 anni. E noi non vogliamo questo, vogliamo fare l'esatto contrario di quello che è stato fatto fino ad oggi. Questo è il nostro compito, responsabilmente, in sinergia, che è la parola chiave che resta oggi in questo tavolo, in sinergia vogliamo fare. Allora noi continueremo questo progetto, continueremo il dialogo, continueremo il confronto con le scuole, cercheremo assolutamente, se possibile, di inserire questo percorso nel percorso formativo delle scuole sin dal primo anno, per educare gli studenti, i ragazzi al lavoro, a come si fa un curriculum, per arrivare poi preparati al mondo del lavoro. E le imprese dovranno fare altrettanto, dovranno essere pronte ad accogliere, non con tirocini che durano 5-6 anni, non è possibile. Il tirocino può durare 6 mesi, 8 mesi, non esiste più un tirocino che dura 8 anni, ci sono imprese, Francesco, non è così, che utilizzano i tirocini a vita, basta, perché se facciamo i tirocini a vita, allora la vita della pensione non esiste più, perché il tirocino non ha nessuna copertura previdenziale, quindi noi raccontiamo stupidaggini, passiamo il termine, ragazzi, non portiamo nessun futuro, anzi, continuando con la politica dei tirocini, noi stiamo costruendo il popolo del futuro, soprattutto a mangiare la Caritas, se la Caritas va dalle soldi per soddisfare il fabbisogno di tutti. Allora, politiche serie, politiche sensate, politiche attive, politiche del confronto e utilizzare al meglio tutte le risorse che abbiamo. Io vi ringrazio tutti i gruppi perché mi hanno già detto tutto del progetto, dei centri di impiego, di quello che stiamo facendo. C'è un grande impegno della politica che oggi si è vestita di carattere, di serietà, di responsabilità e guarda le problematiche di tutti i territori e lo fa come strutture dei centri di impiego, di sviluppo lavoro Italia, che è lo strumento, diciamo, il braccio operativo del Ministero del Lavoro, lo fa attraverso un confronto costante su tutti i territori, perché la Calabria
è un territorio vasto che ha diverse esigenze sui vari territori e lo facciamo cercando di costruire appunto il vostro futuro. Noi siamo contenti, caro Romolo, se vengono, chi l'ha detto? Maurizio Baggetta, siamo contenti Maurizio se vengono dalla Turchia o dalla Tunisia. Ci fa piacere, ci spiegheranno anche la loro lingua, ma noi siamo convinti che prima dei turchi e dei tunisini, con tutto il massimo rispetto, come diceva Francesco, prima abbiamo fatto un progetto di integrazione sul lavoro importante che si chiama Oikos, che ha voluto questa assessorata e questo dipartimento al lavoro. Prima dobbiamo dare spazio ai nostri giovani. Perché fatevi una domanda, se voi andate in Trentino, se voi andate in inverno, anche in estate, se andate sulla riviera romagnola, se andate in Liguria, nei posti belli del turismo in Italia, voi trovate giovani che vengono dalla scuola alberghiera di Lodi, da quella di Polissa, dal studio di turismo di Gelota, ma per quale motivo loro vanno là e qua vengono i turchi e i tunisini? Vengono perché non vengono i turisti in modo giusto, perché non vengono formati in modo giusto, perché per formare uno straniero ci mettiamo il doppio del tempo per insegnare la lingua e il lavoro. Noi abbiamo le persone, abbiamo queste condizioni con le imprese per far lavorare i nostri giovani e i fluenti nel mondo giusto. E questo è l'obiettivo di tutti, questo è l'obiettivo del tavolo istituzionale e questo è l'obiettivo per creare appunto questo futuro. Io vi ringrazio, andiamo avanti con questo progetto, il nostro gruppo a tutti i giovani per l'esame di maturità. Grazie.